il fatto di Matteo Salvini, vari partiti girati, questa non rispondo perché fa veramente sorridere, se non ridere, da quando era appena maggiorenne, se non minorenne, è in Lega, per cui su questa non sto neanche a rispondere. Partito, non sto neanche a rispondere. Sul fatto, ma sarò brevissima perché guardiamo il futuro, perché mi sembra veramente assurda la discussione basata su questo, visto che mi sembra che ne abbiamo ben tanti di problemi ora al governo. C'è stata delle elezioni, noi il giorno dopo ci siamo seduti a un tavolo perché il centrodestra con Berlusconi ci ha detto che potevamo sederci perché eravamo la coalizione di centrodestra, quella che aveva preso comunque di più, ma non potevamo governare insieme al Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto un contratto di governo, siamo arrivati dopo le europee che si sono rotti totalmente, i rapporti non riuscivamo a mandare avanti niente, fra cui il vero problema era flat tax, per cui l'abbassare le tasse, e quello delle infrastrutture, perché da 2 mesi e mezzo Conte aveva sul tavolo le infrastrutture, quelle da commissariare per farle partire, non lo stava facendo, abbiamo deciso che così non si poteva andare avanti perché non avremmo fatto la manovra che bisognava fare. Poi, quando abbiamo visto arrivare il PD e tutto quello che c'era, che ha rovinato il paese, abbiamo detto fermiamoci, guardiamo, questa è la manovra, facciamo questa manovra, poi andiamo a votare dopo se il problema è fare la manovra, e per questo il passaggio lì abbiamo detto, volete delle sedie? Va bene, basta che facciamo una manovra per gli italiani e non facciamo tornare a governare, e qui ne abbiamo un esempio. No, dico, qua ne abbiamo un esempio. Tutto per non rivedere i nobili al governo.